reciproco, che non c'è bisogno di presentazioni, che lo conoscete già tutti, parlerà la proprietà popolare a Pizzo e poi Don Pasquale farà il messaggio teologico della proprietà popolare. Passo subito la parola a lui. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Un grazie particolare per l'invito a Don Pasquale Rosano e al priore Giuseppe Nitta. Io farò un intervento brevissimo, giusto il tempo di esporre una breve introduzione generale per poi parlare nello specifico dei diritti della pietà popolare a Pizzo. Premesso ciò, dobbiamo dire che l'esperienza del Magistero di Papa Francesco hanno portato a riemergere di un interesse sul valore della pietà popolare. Papa Francesco riprende alcune forme tipiche che possono nutrire la pietà popolare, quale il rosario, la benedizione delle case che si faceva un tempo e la preghiera in famiglia. Come sappiamo, la pietà popolare è espressione della fede. È risaputo che la fede non è tanto misurata dalla conoscenza intellettuale che se ne ha, quanto nella sua pratica e nella circostanza concreta della vita. In quest'ottica, le molteplici forme di genuina pietà popolare sono anzitutto la testimonianza della fede dei semplici di cuore, espressa in modo immediato, così fa il popolo, quello che sente lo fa. La pietà popolare, dice il cardinale Marina, non può essere né ignorata né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valore e già di per sé l'atteggiamento religioso di fronte a Dio. Ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata affinché la fede che esprime diventa un atto sempre più maturo e autentico. In tal senso si è espressa anche la cura di Mileto nella lettera pastorale del 2013. Che cosa significa evangelizzare? Significa che certe manifestazioni vanno riportate nella giusta dimensione. Non bisogna mai esagerare con manifestazioni di tipo populista. Noi a Pizzo, per la verità, non abbiamo questa preoccupazione, perché le nostre manifestazioni di pietà sono sante, genuine, serie e rispettose. E la notte di Natale è la festa principale. Si riunirono i pastori per onorare il nostro Signore. Così recita un antico canto popolare. La notte di Natale è tradizione nelle nostre case mettere il bambino nella capanna del presepe per simboleggiare la nascita di Gesù. Il bambinello viene prima portato in processione per tutta la casa. Questo compito, come tutti sappiamo, spetta al più piccolo della famiglia, al quale si mette preventivamente sulla testa e sulle mani una tovaglia bianca di lino. Perché viene scelto il più giovane a sostituire il sacerdote che questo rito lo fa in chiesa? Perché il fanciullo rappresenta il cantore, la purezza senza peccato. Vedete quanto rispetto e quanta reverenza hanno le nostre famiglie verso il bambinello. Come sapete, la congrega dell'Immacolata è formata da contadini e agricoltori. A dicembre, in questa chiesa, la mattina alle 5 si fa la novena dell'Immacolata. La scelta di questo orario si è resa necessaria per dare la possibilità ai contadini e agli agricoltori, prima di andare a lavorare alla terra, di seguire la novena. Come vedete, il popolo cristiano non si sottrae ai sacrifici pur di manifestare la propria devozione. Nei vari quartieri vengono allestiti gli altari, ogni famiglia mette a disposizione qualcosa, una tovaglia, un crocifisso, un tavolino, i piccoli altarini vengono adornati con fiori freschi e piante che qualcuno generosamente prende direttamente da casa sua. Ai piedi dell'altare viene posto un soffice cuscino che serve da ginocchiatoio al momento della benedizione. Ai balconi, ai nostri balconi e alle finestre che si affacciano lungo il percorso processionale vengono esposte le coperte più belle che le donne hanno ricevuto in dote. A Pizzo è uso esporre i preziosi damaschi provenienti dalle seterie borboniche di San Lucio e i nostri padroni di barca portavano con le loro feluche da Napoli. Come accadeva nei paesi dell'entroterra, dove si implorava noi santi per un buon raccolto, quando un grano non crescia, portavano un santo in processione, anche a Pizzo si portava la statua di San Francesco sopra il molo di Pizzapunte per benedire la tonnara e per la buona annata
i Tonnarotti davano per donazione al convento di San Francesco il tonno più grosso della prima levata. La compravendita del nome di Maria di San Sebastiano, ogni anno, vigilia di San Francesco, distribuisce, come sappiamo, la pasta e ceci. Questa tradizione anticamente era nata per fornire un piatto caldo ai poveri. Oggi questa usanza continua ancora, ma solo come devozione al santo. Non è Pasqua, non è Pasqua, ma domenica da Pasqua. La domenica delle palme nel nostro paese si conserva ancora l'usanza di benedire e appendere le palme e ramette di olivo benedette sopra, al centro del letto, accanto al crocifisso. Sapete cosa sono queste passioni viventi? Altro non sono che le moderne narrazioni di cataplastici. Qualcuno più anziano si ricorderà o ha sentito parlare dei cataplastici che si facevano a Pizzo. I cataplastici, la parola stessa, praticamente deriva dal quadro plastico, cioè erano delle forme, delle persone rappresentate che stavano immobili. Si facevano sotto il Palazzo Mattei, sotto i portici del Palazzo Mattei. I vari nostri pittori, da Zimmatore, a San Biasi e a Cariotti, cosa facevano? Adornavano queste ragazze, li vestivano, ne scegliano i figlioli. Ah, Madonna, che stava ferma così, immobile. Ecco, queste scene, nonostante il cambio di scene, nonostante se restavano molto ferme, erano molto seguite. A tal proposito, però, vi devo raccontare un episodio molto simpatico. Molti di questi attori improvvisati interpretavano per decenni sempre lo stesso personaggio. C'era come faceva sempre la Madonna, per esempio. Questa figura rimaneva così impressa nella mente della gente che ne scambiava addirittura il nome. Poteva capitare infatti che il nome del santo prendesse il sopravvento sullo stesso cognome nagato, come nel caso del defunto Giuseppe Ventura, che per molti anni aveva indossato i panni di Giuseppe d'Arimatea e Uffizio era conosciuto come Marsupeppo Arimatea e aveva perso il suo cognome Ventura. Nel periodo pasquale, questo è un fatto importante antropologico, dobbiamo sempre ricordare l'importanza antropologica delle donne scalze, che per voto seguono l'avare del Cristo morto. Esse in realtà simboleggiano le pie donne. Come sappiamo, le pie donne sono state le prime a vedere la tomba vuota del Cristo e quindi il miracolo della resurrezione. Le nostre donne, attraverso la guarigione dei propri cari, intravedono la resurrezione dal dolore dei propri familiari. Com'è bello, molto bello, profondo. Dobbiamo fare un cenno, infine, anche al rito che si svolge ogni anno nella chiesa rupestre della Pietà. In questa piccola chiesetta viene ancora oggi praticato l'antico rito di recarsi in processione la notte a mezzanotte di Giovedì Santo, davanti al cimitero, per recitare tutti insieme una preghiera in memoria dei defunti. Si dimostra così al morto che la memoria di lui è sempre viva nel cuore dei parenti, specialmente in questi particolari momenti come la Settimana Santa. Il Venerdì Santo, come tutti sappiamo, è giorno di lutto assoluto. Una volta anche i cinema interrompevano le loro proiezioni, nelle case radio e televisione venivano spente e i commercianti tenevano la porta dei negozi per metà chiusa. E si parlava soprattutto a bassa voce. E un'altra cosa, non si poteva nemmeno sputare per terra. Anche nell'artistica chiesetta di Piedigrotta, tra la fine di giugno e i primi di luglio, la mattina di buon'ora si svolge la novena della Madonna delle Grazie. È una novena partecipata soprattutto delle donne che pregano per i propri familiari che si trovano in mezzo all'oceano imbarcate su tutte le navi del mondo. Molti si domanderanno perché i marinai portano la Madonna nella processione del Venerdì Santo. Perché i marinai della Marina Pizzitani, durante l'ultimo conflitto mondiale e in particolare durante la battaglia di Matapan, fecero voto alla Madonna se si fossero salvati di portare a spalla la statua dell'Addolorata durante la processione. Questo voto viene ancora mantenuto dai giovani marinai. Sto per finire. La pietà popolare si manifesta anche con piccoli gesti verso il nostro Signore Don Pasquale. Adesso è un particolare simpatico. A tal proposito voglio ricordare che nel nostro paese è ancora viva la bella usanza, durante le 40 ore, di non lasciare mai la chiesa vuota e il Signore da solo deve sempre aspettare che arrivi un altro fedele, bucchiando dalla luce di Maria. Motiligaro scritto alla colonna, li brazza in cruci e rimane alla carne, li piaghi amari e li dolori fini,
li giova i beni e li brucia i spiriti. Nottata di dolore e di rispetto, ciangio le beni miei senza vincente. Grazie. Un amante di quella che adesso vi spiegherò un po'
io la amo chiamare pietà, non tradizioni, ma pietà popolare. Perché quando si parla di tradizioni, perché quando parliamo di tradizione ci riferiamo alla parola di Dio, le tradizioni invece sono proprio quelle del popolo. È qualcosa che si passa di bocca in bocca, si passa di mano in mano, si passa oggi, per fortuna, di scritto in scritto. Perché una volta, e tu Mimmo lo sai benissimo, come si passava oralmente, come tante cose noi sappiamo, sì, ma anche sulle nostre tradizioni davvero, ce le abbiamo oggi, perché se le raccontavano, se le tramandavano, e così si raccontava da famiglia in famiglia, e si passava l'usanza. Non c'era confusione. Non c'era. E lì appunto il piacere era il luogo dove c'era questo racconto. Ma la tradizione o tradizioni è più un discorso più culturale. E va bene, che la cultura non va male. Io a volte, credetemi, mi dispiace quando sento quasi un attacco feroce quando si sente parlare di cultura. Io mi ricordo che, anche se poi della politica a volte non è che prendiamo grandi insegnamenti, però un politico è per dire, lì condivido quello che ha detto, ci vuole una rivoluzione culturale. Ma quella cultura con la C maiuscola. E allora ecco la cultura che in questo caso ci viene incontro, perché le tradizioni religiose, popolari, sono grande patrimonio culturale, su questo nessuno può dire niente. È un patrimonio enorme, veramente un patrimonio. Io adesso ho preso un po' di appunti, no, da quello che Mimmo ha detto, però vi voglio solo spiegare la differenza che c'è tra la parola tradizione o tradizioni e pietà, perché c'è la differenza. La differenza è questa: quando parliamo di tradizione è più un discorso culturale, dove si tramanda proprio un discorso di sapere. Quindi io non sono una persona che crede in Dio, però mi interessa a livello antropologico o sociologico come vivono i cristiani a Pisa. La pietà è un'altra cosa. La pietà, quando si parla di pietà popolare, è ciò che suscita il cuore. Ecco perché è più bella la terminologia che dice pietà popolare, perché la sensibilità propria del cuore, come vi dicevo prima, una canzone del genere, o sentire, come diceva pure Mimmo prima, mi ha davvero emozionato molto, Mimmo, quello che hai detto riguardo alle donne scarse, ma lui ce l'ha premesso prima, dice questa è una cosa veramente molto bella, no? Le donne scarse che camminano, io devo dire la verità, non ci ho fatto caso, ma a Dio piacendo, se ancora lo fanno vorrò farci caso, questo, delle donne scarse che camminano vicino al Cristo morto. Il privilegio, addirittura il privilegio di camminare. Ma per prima delle camminate. Sì. Aspetta allora. Camminare vicino al Cristo morto. Come vedete c'è un grande movimento che per quanto si possa studiare, per quanto si possa veramente cercare di capire, non è mai abbastanza. Perché c'è sempre comunque qualcosa da scoprire. È come quando dici metti le mani in un pozzo senza fondo, perché scopri sempre qualcosa di più. Io mi vorrei un po' soffermare su quello che Mimmo ci ha detto, anche per quelli che sono arrivati anche pochi minuti fa, no? Mimmo ha detto delle cose molto importanti e veramente ti posso dire, e non mi voglio prendere l'arroganza, ma qualcosa l'ho dovuta studiare io su queste cose qui. Ecco, evangelizzare e non esagerare. Bello Mimmo. Questo è proprio una sottolineatura veramente teologica raccomandata dal direttorio sulla pietà popolare, perché c'è un direttorio sulla pietà popolare, ci sono a livello diocesano, ma c'è a livello generale della Chiesa proprio che gestisce, perché la pietà popolare è un enorme patrimonio, veramente enorme. Allora la Chiesa deve in qualche modo ordinare la parola, evangelizzare, non esagerare, ecco. Perché a volte dobbiamo dire che l'esagerazione ci può pure essere. Allora è necessario evangelizzare. Cosa significa? Lui, attenzione, ha anche presentato quella che è una forma davvero di pietà popolare che voi, donne, soprattutto vivete prima della celebrazione della Santa Messa. Qual è la forma di pietà popolare che voi vivete? Il Santo Rosario. L'ha detto Mimmo prima. Mimmo prima l'ha detto. E qui c'è la recita del Santo Rosario. La recita del Santo Rosario è un atto di pietà, di devozione
verso Maria e veniva definita addirittura il breviario dei più poveri. Perché non tutti sapevano leggere, non sapevano scrivere. Allora era il breviario, che cosa solo dei preti esclusivi una volta, oggi invece no, molti laici fedeli recitano le lodi, i vecchi, cosa bella, da parte della. Una volta era il breviario dei poveri. Dunque si evangelizza per il rosario, perché il rosario è una preghiera che ci prepara poi all'Eucaristia. Diceva Mimmo, non esagerare, anche se devo dire la verità. Anche io in questi anni di sacerdozio, da un atteggiamento a volte di un po' prevenuti si parte, no? Nel dire, ma devo dire invece che spesso quelle esagerazioni possono portare anche ad una ammirazione. Perché vedere una donna che cammina, tu hai fatto l'esempio prima dei piedi scansi, ma anche qui in zona ci sono le cosiddette teste spinate, come si chiamano, con le uomini e donne. Guardate che ci vuole, fatemelo dire, anche coraggio per fare questo. Superare una cena, noi ci vergogniamo a volte, è vero, non possiamo dire di no, a volte si vergogna pure di un segno di croce, io lo dico in certi omelie, lo sapete, anche quando andiamo in una pizzeria ti vergogni di fare un segno di croce perché poi chissà che pensano. Pensate a voi questi uomini e queste donne che camminano scalze con queste spine sulla testa, quale grande frontiera anche devono passare, e che cosa le spinge a fare questo? È un atto penitenziale mosso dalla fede. È inutile che diciamo che sono esagerazioni, perché sono veramente atti, come ha detto Mimmo adesso, penitenziali spinto dalla fede in una casa. Capisco che non è che come una volta, e tu Mimmo mi puoi correggere perché anche a me piace sentire i racconti degli anziani, una volta le stanze le facevano diventare presepi proprio, si facevano questi grandi presepi, soprattutto perché c'era la possibilità, no, nelle case più presepi giganteschi, però un piccolo segno andrebbe fatto, e al segno aggiungere la tradizione. Ecco, dove ci sono i bambini più piccoli, far mettere Gesù bambino lì, con questo segno poi che diceva lui, è la genuinità, è la purezza anche dei bambini e così via. Poi, e qui tocchiamo davvero l'atteggiamento sociale della Chiesa, altro che le tradizioni, a volte li discriminiamo, non bisogna discriminare, perché qui tocchiamo il sociale della Chiesa, la povertà che tu insomma. Quando prima Mimmo parlava del cosiddetto piatto di San Giuseppe, e quello che cosa dice? Era la cura preferenziale per i poveri. Noi dovremmo dirle queste cose ai giovani, perché a volte magari partecipiamo a tante cose senza sapere cosa c'è dietro queste cose. Che uno va, c'è la pasta, eccetera, e così via, anche se la carità però non si deve sapere, perché se io faccio carità e la so tutto il paese, non è carità. La carità non si deve mai sapere, ma quando è vera carità. Questo è un gesto ovviamente di stimolo, di grande stimolo, di grande socialità, però dobbiamo sempre ricordarci che la carità bisogna sempre, come faccio adesso, vi dico anche una cosa che a me mi fa rabbrividire, perché me lo raccontò una signora anziana che neppure conoscevo, per dire la verità, però ero un giovane prete, e vedi quando gli anziani vogliono parlare, ed è giusto ascoltarli gli anziani, mi raccontò di sua mamma, lei già era anziana, avrà avuto un 90 anni, 85, mi raccontava della propria mamma, non si dimentica mai. Ah, non si dimentica. E mi raccontava dicendomi che la mamma la mattina presto usciva e nessuno sapeva dove andava, la vedevano solo uscire con un velo nero coperto. Dice, poi lo scoprimmo non perché ce lo disse lei quando morì, ma perché ce lo dissero gli anziani, dove lei portava un cosettino coperto di mangiare, glielo lasciava sul tavolo e se ne andava. La carità bisogna farla coperta. Ecco l'insegnamento della pietà popolare. Coprirla significa di nascosto. Quando è morta si è saputo. Dopo che è morta si è saputo. Ma prima no. Allora vedete davvero, Mimmo, come sono importanti le cose che hai detto. Perché toccano la socialità della Chiesa. Io in questi anni, un po' anche fuori da Pizzo, perché sono stato incaricato proprio di questo, ci stiamo occupando del sociale della Chiesa, dove andiamo a fare convegni e così via. Però c'è molto da apprendere da gente di una volta,
Oggi possiamo avere il mondo qui dentro ed è vero, qui abbiamo il mondo con noi. Se succede una cosa sulla luna, subito arriva il messaggino che è successo. E lo sappiamo. Però una volta si vivevano gesti di umanità. Mancava questo, ma c'era più cuore. Tu l'hai detto prima, Nino, Poi, ecco, l'ultima cosa, se qualcuno può vuole anche dire, no? Qualcosa che senti, però anche lì è bello anche dibattere così. Il rapporto con i morti. Questo ricordo per i morti. I morti non si dimenticano. I morti non si dimenticano. E questo fa parte davvero della pietà popolare. E basta un po' fare il giro dei cimiteri a partire da più di una settimana prima del 2 novembre. Scusate, ma c'è bisogno di andare al cimitero. Una volta davanti alla porta del corpo spegneva l'acqua in casa, scusate. E anche quando morivano, se non mi sbaglio, si lasciava per un certo tempo la lampada accesa. Il bicchiere con l'acqua, no? Sì, il bicchiere. Si pensava che i morti facessero un memoriale. Perché se guardate adesso nel cimitero ci sono questi bicchieri con l'acqua. Perché pensate, secondo la tradizione di insomma che i morti facessero questo memoriale, per la parte del mondo dell'ave, e quindi avevano bisogno d'acqua. Avevano bisogno d'acqua. Dove è andato il mondo dell'arte, che poi è nostro, vabbè, questo poi è un misto arpagante. E il cristiano. Comunque, come vedete, il mondo della pietà popolare è un mondo veramente bello, è inutile che ci prendiamo in giro. Io stesso devo dire la verità, io però vi dico, noi siamo come dei soldati, lo sapete, io, tutti noi siamo come dei soldati. Però c'è una cosa da dire, che la cittadinanza, cioè la cittadina proprio qui di Pizzo, dal punto di vista delle tradizioni religiose è una di quelle che non siamo più il mondo greco, la cultura greca. Sì, sì, è molto presente, in tante forme. Speriamo di non avervi annoiato, mettiamo un altro canto. E ancora più in alto con lo scattino. Thank you.
coro per, come canto finale, di dedicare una canzone alla Madonna, Pizzitana o Madonnuzza. Mentre la Madonna la diamo al coro, così la mette nella sede. Grazie. Allora, buona serata a tutti voi e ancora grazie mille.